L'ultima volta ci eravamo lasciati sulla soglia della casa di Fëanor, dopo che questi aveva malamente cacciato Melkor, venuto ad offrire i suoi servigi e i suoi inganni nella speranza di impossessarsi dei Silmaril. Quando Manwë venne a sapere delle vie imboccate da Melkor, gli parve quanto più evidente che questi avesse intenzione di rifugiarsi nelle sue vecchie roccheforti al nord della Terra di Mezzo. Orome e Tulkas montarono i propri cavalli e partirono, veloci come il vento, nel tentativo di giungervi prima di lui. Ma non trovarono traccia né ebbero notizie di Melkor al di là delle rive dei Teleri, nelle distese spopolate che si prolungavano verso il ghiaccio. Decisi a catturarlo e volendo agire con anticipo, i Valar raddoppiarono le difese sulle frontiere occidentali di Aman, ma fu tutto invano, perché Melkor non si era mai diretto al nord, né intenzionava farlo. Prima ancora che la caccia fosse iniziata, era tornato sui propri passi e in segreto si era spinto fino al remoto sud. Egli era pur sempre tale quale Valar, capace di mutare la propria forma o di andarsene invisibile come i suoi fratelli, benché si trattasse di un potere che ben presto avrebbe perduto per sempre. Non visto, giunse così finalmente nella buia regione di Avatar, a augusto paese che si estendeva a sud della baia di Eldamar alle falde orientali delle Pelori, e le sue lunghe e tristi spiagge si allungavano verso sud, prive di luce e inesplorate. Lì, sotto le nude pareti dei monti, accanto al freddo mare scuro, le ombre erano le più profonde e fitte che vi fossero al mondo. E in Avatar, in segreto e all'insaputa di tutti, un Goliant aveva posto la propria dimora. Gli Eldar ignoravano da dove essa provenisse, ma alcuni hanno detto che, in ere assai più antiche, fosse discesa dalla tenebra che si era estesa attorno ad Arda, quando Melkor, per la prima volta, chinò lo sguardo invidioso sul regno di Manwë, e che agli inizi un Goliant fosse uno degli spiriti da lui corrotti e sedotti al suo servizio. Essa però aveva ripudiato il suo signore, desiderando essere padrona del proprio capriccio, prendendosi tutto quello che le era necessario per nutrire il suo vuoto, ed era fuggita al sud, sottraendosi agli assalti dei Valar e dei cacciatori di Orome, la vigilanza dei quali era stata sempre volta al settentrione, mentre il mezzogiorno a lungo era stato trascurato. Da lì era strisciata verso la luce del reame beato, poiché di luce aveva sete e insieme la odiava. Viveva in un burrone e assumeva forma di ragno dall'aspetto mostruoso, tessendo le sue negre tele in un crepaccio tra i monti. Qui vi succhiava tutta la luce che riusciva a trovare e poi la filava in scure reti di soffocante tetraggine, finché nessun'altra luce poteva penetrare nella sua dimora. E allora era colta nuovamente da fame. Ora Melkor giunse in Avatar e andò a cercarla. E riprese la forma che aveva rivestito quando era stato tiranno di Utumno. Buio signore, alto e spaventevole, forma in cui sarebbe rimasto poi per sempre. Lì, nelle nere ombre, invisibile agli occhi persino di Manwë nelle sue più eccelse aule, Melkor tramò con un Golian la sua vendetta. Ma se quella comprese i propositi di Melkor, era però combattuta tra la brama e la grande paura. Era infatti riluttante a sfidare i pericoli di Aman e il potere dei terribili signori, e non si decideva a uscire dal suo nascondiglio. Le disse allora Melkor: «Fa come ti ho detto, e se avrai ancora fame quando tutto sarà fatto, io ti darò tutto ciò che la tua brama possa esigere. Proprio così, a piene mani». A cuor leggero pronunciò tale promessa, come del resto sempre faceva, e dentro di sé rise. Così il grande ladro preparava l'esca per il minore. Un mantello di tenebra un Goliant tessé dunque attorno a loro due, allorché con Melkor si mise in cammino. Un buio in cui le cose sembravano più non essere e che l'occhio non poteva penetrare, poiché era vuoto. Poi, lentamente, svolse le sue reti, fune per fune, da crepaccio a crepaccio, da spuntone roccioso a pinnacolo liteo, sempre salendo, strisciando e aggrappandosi, sino a raggiungere la sommità del Hjarmentyr, la montagna più alta di quella regione del mondo, ben più a sud del grande Taniquetil. I Valar non badavano a questa terra, la loro vigilanza non la toccava, poiché ad occidente dei Pelori c'era soltanto una terra vuota verso ovest, e oltre i monti ad est dominavano soltanto le buie acque del mare. Ora però, sulla cima della montagna stava la nera Ungoliant, ed essa fabbricò una scala di funi intrecciate e la lasciò cadere, e Melkor vi si arrampicò, e giunse in quel luogo alto e le fu accanto, a guardare da lassù il reame vigilato. Ai loro piedi stavano i boschi di Orome, e verso ovest lucevano i campi e i pascoli di Yavanna, dorati dall'alto grano degli dei. Poi Melkor guardò a nord,
E scorse lontano la pianura chiara e le cupole argentate di Valmar che splendevano le luci convergenti di Telperion e Laurelin. Allora Melkor diede una scrosciante risata e corse rapido giù per i lunghi pendii occidentali, e un Goliant era al suo fianco e la sua oscurità li copriva entrambi. Nel frattempo, come Melkor ben sapeva, nel regno di Arda era tempo di festa e celebrazioni. Per quanto tutti i periodi e le stagioni dell'anno dipendessero dalla volontà dei Valar e il loro concetto del tempo e dello spazio fosse completamente diverso da quello dei mortali, era anche loro abitudine vestirsi e abitare i panni dei figli di Luvatar. E come tali amavano bere e mangiare e coglievano i frutti di Yavanna che ora germogliavano dalla terra. Yavanna aveva stabilito epoche per la fioritura e la maturazione di tutte le cose che in Valinor crescevano, e a ogni prima raccolta di frutti, Manwë organizzava una festa solenne in onore di Eru, durante la quale tutte le genti di Valinor esprimevano la propria gioia in musiche e canti a Taniquetil. Essendo giunto questo momento, Manwë decretò un festino ancor più grandioso di quanti se ne fossero tenuti dalla venuta degli Eldar in Aman. Sebbene la fuga di Melkor annunciasse fatiche e dolori futuri, e in effetti nessuno fosse in grado di dire quali altre ferite sarebbero state inferte ad Arda prima che la si potesse nuovamente governare, Manwë desiderava guarire, in quell'occasione, il male che si era diffuso tra i Noldor. Tutti quanti furono così invitati a venire nelle sue aule sul Taniquetil, per cui mettere da parte i rancori tra i loro principi e non dimenticare le menzogne e i dolori che Melkor aveva causato loro. Ed ecco che giunsero i Vanyar, e giunsero i Noldor di Tirion e i Maiar si radunarono assieme, e i Valar splendevano di tutta la loro bellezza e maestà. Ed essi cantarono al cospetto di Manwë e Varda nelle alte aule di questi, danzando felici. Poi le strade di Valmar rimasero vuote e silenziose le scalee di Tirion, e tutto il paese giacque in pace. Soltanto i Teleri, di là dai monti, ancora cantavano sulle rive del mare. Poco essi infatti si curavano di stagioni o tempi, né si davano pensiero delle preoccupazioni dei sovrani di Arda, e neppure dell'ombra che era scesa su Valinor, perché ancora non li aveva toccati. Un'unica cosa disturbava il disegno di Manwë. Feanor era sì venuto, perché a lui solo Manwë aveva ingiunto di presentarsi. Non venne però suo padre Finwë, e con lui nessun altro dei Noldor di Formenos. Finwë infatti non intendeva incontrare il proprio popolo finché il bando che gravava su Feanor fosse stato in vigore. E Feanor giunse così alla celebrazione, ma senza indossare panni di festa e senza portare ornamenti, d'argento, oro o gemme che essi fossero. Negò persino la vista dei Silmaril ai Valar e agli Eldar e li lasciò serrati nella sua fortezza di ferro. Incontrò tuttavia il fratello Fingolfin e davanti al trono di Manwë i due si rinconciliarono e Fingolfin decise di ignorare persino l'episodio della spada sgoinata, così come ogni altro rancore. E si narra che, proprio mentre Feanor e Fingolfin erano di fronte a Manwë e si stringevano la mano in segno di pace, si verificò la mescolanza delle luci, poiché entrambi gli alberi splendettero e la silente città di Valmar fu ricolma di una luce d'oro e d'argento. E proprio in quell'ora così lieta, Melkor e Ungoliant venivano di fretta sopra i campi di Valinor. L'ombra di una negra nube portata dal vento scivolava sulla terra soleggiata, e nascosti giunsero davanti al verde tumulo e Zellohar. Poi il buio di Ungoliant salì fino alle radici degli alberi e Melkor balzò sul tumulo. Con la sua nera spada percosse fino al midollo entrambi gli alberi, li ferì a fondo e la linfa ne sgorgò quasi fosse sangue, spargendosi sul terreno. Ma Ungoliant la succhiò e, andando poi di albero in albero, accostò il suo nero becco alle loro ferite, fino a essiccarli del tutto. E il veleno di morte che era dentro di lei penetrò nei loro tessuti e li fece avvizzire, radici, rami e foglie, tutte morirono. Ma la sete di Ungoliant non era ancora saziata, ed essa andò ai pozzi di Varda e li prosciugò, e mentre beveva, eruttava neri vapori, gonfiandosi fino ad assumere forma così vasta e orrenda che persino Melkor ne fu spaventato. E così la grande tenebra piombò su Valinor. Dei fatti di quel giorno molto si narra. Ma nessun canto né narrazione potrebbe capire in sé tutto il dolore e il terrore che ne derivarono. La luce venne a mancare, ma la tenebra che venne in seguito fu ben peggiore della sua mancanza. In quell'ora si formò infatti una tenebra che non sembrava mancanza di luce, bensì una cosa dotata di vita propria,
prodotto in verità com'era, malvagiamente, mediante la luce, e che aveva il potere di trafiggere l'occhio e di penetrare cuore e mente e di soffocare la volontà stessa. Varda guardò giù da Taniquetil e scorse l'ombra salire in ripide torri di cupezza, e Valmar venne rapidamente sommersa in un profondo mare notturno. Ben presto la sacra montagna si levò, sola, come un'ultima isola in un mondo annegato. Ogni canto cessò. Vi fu silenzio in Valinor, e nessun suono poteva udirsi, salvo che, da lungi sulle ali del vento, per il passo dei monti, giungeva il lamento dei teleri, simile allo stridio freddo dei gabbiani. Ma Manwë, dal suo alto seggio, guardò, e i suoi occhi, unici, penetrarono attraverso la notte, finché scorsero una tenebra più tenebrosa del tenebrore, impenetrabile anche al suo sguardo, enorme, ma remota, che adesso muoveva verso nord a gran velocità. E seppe che Melkor era venuto e andato, e che con sé aveva portato nuovamente dolore e distruzione. Allora la caccia ebbe inizio, e la terra tremò sotto gli zoccoli dei cavalli della schiera di Orome, e il fuoco che sprizzò da quelli di Nahar fu la prima luce che si rivide in Valinor. Ma non appena venivano alle prese con la nube di Ungoliant, i cavalieri dei Valar restavano accecati e sgomenti, e ne erano dispersi, né più sapevano dove si trovavano. Tulkas fu all'improvviso imprigionato in una nera rete notturna, e si trovò, impotente, a percuotere invano l'aria. Ma come la tenebra fu passata, era ormai troppo tardi. Melkor se n'era andato chissà dove, e la sua vendetta era compiuta. Gli alberi di Valinor giacevano a terra, morti, e ora l'unica luce che rimaneva degli antichi splendori era conservata nei Silmaril di Fëanor, la cui storia avrebbe cambiato per sempre le sorti del mondo.